Ciao ragazze, allora spero che la luce sia giusta, come al solito io non sono capace, quindi penso di essere tipo in ombra da qui in giù, però vabbè, lasciate perdere, chiudete un occhio, è sera, io no, già non sto connettendo più. Comunque questa sarà la mia postazione nuova, ovvero per terra davanti al letto, perché sto cominciando a odiare la mia stanza dietro il video, cioè non mi piace, la postazione sembra una cosa troppo, non mi piace, quindi purtroppo io non ho uno sfondo figo, il green screen eccetera, e quindi mi piace di più la postazione così, anche se la luce ovviamente fa sempre più schifo, però voi chiudete un occhio. Mi piace, le riprese casalinghe purtroppo sono così. Comunque, stringendo, volevo mostrarvi gli acquisti che ho fatto oggi con mia mamma, il primo giorno dei saldi, oggi il 5 gennaio. Voi però vedrete questo video un pochino più tardi, comunque oggi è il 5 gennaio e quindi ho, tra virgolette, obbligato mia mamma, anche se lei adora venire a fare shopping ovviamente, tale madre e tale figlia, l'ho obbligata insomma ad andare a via Cola di Rienzo per fare un giretto con i primi saldi. E comunque sto facendo già un video troppo lungo, per cui stringiamo e iniziamo subito con gli acquisti. Vi mostro innanzitutto le cosine che ho preso da Accessorize o Accessorize, noi diremo Accessorize per fare molto le finte americane fighe. Comunque Accessorize, questa è la bustina piccolina, e c'erano veramente tantissime cose carine, tipo le pantofole, i portafogli, le borse al 30%, 50%, però anche tipo le pantofole al 50% o 30% costavano più di 20 euro, e più di 20 euro per delle pantofole, insomma, preferisco andare al supermercato e comprarmi le babbucce della nonna che io adoro, e quindi niente, alla fine ho lasciato perdere anche le pantofole. Ho comprato giusto un paio di cosine, una non ve la posso far vedere perché era un regalo per Giulia e gliel'ho già dato. L'altro sono questi appesi di mia mamma, in realtà me li date alla cassa all'ultimo, e sono tutti questi orecchini, dopo li faccio vedere da vicino, e tutti questi orecchini dell'ultima collezione, quindi questa era l'unica cosa non in saldo che abbiamo comprato. Lei se ne è già presi alcuni, perché gli altri che mi ha lasciato sono quelli un po' più sciocchi, diciamo un po' più giovani e niente, comunque sono veramente carinissimi, dopo li faccio vedere più da vicino. Poi ho preso questo in sconto e anche tutte le altre cose, questo anellino fantastico con il cuoricino in brillantino, poi ve lo faccio vedere anche questo. Questo fantastico set di 5 anelli, veramente carinissimi, tutti diversi, però non troppo strani, non troppo particolari, e sono veramente molto 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 carini. Altra cosina che ho preso, e ultima cosina che ho preso, sono questa, è questa collana che ha gli occhiali e i baffi attaccati, e mi ricorda, ricorda moltissimo lo stile di MacBarbie07, che è una ragazza carinissima americana che io seguo su YouTube, che è fissata con queste cosine qua, e piacciono molto anche a me, devo dire, quindi questa. E gli orecchini che sono rimasti, vedete i buchini, mamma si è rubata tutto, che sono rimasti sono questi, sono carinissimi, io li utilizzerò per il secondo buco che ho qua, li adoro io gli orecchini piccoli da utilizzare in questo senso, e sono veramente carinissimi, ci sono i baffi, i brillantini, veramente molto carini. E questi appunto sono l'ultima collezione, quindi non erano in sconto, li abbiamo pagati 9,90 euro. Ecco qui l'anellino, è questo con il cuoricino, vedete, veramente molto 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 carino. Questo era al 50% e l'ho pagato 3,45 euro, quindi molto conveniente, veramente carinissimo. Questo è il set di anelli, vedete tutti questi anellini carinissimi che vi farò vedere sicuramente in altri, nei prossimi video, insomma magari in outfit eccetera. Li ho pagati 6,95 euro, questi sempre al 50%. Ecco qui la collana, carinissima, color oro, e questa l'ho pagata 3,95 euro, sempre al 50%. Poi siamo andate logicamente dalla Kiko, ovviamente non potevano andare da Kiko, la borsa è tutta stropicciata perché era nella borsa. Comunque è tantissimo che non andavo nel negozio di Kiko, perché le ultime cose che ho comprato le ho comprate 2 mesi fa online, quindi è veramente tanto che non vado nel negozio, perché sono sempre pienissimi, i negozi di Kiko qui a Roma purtroppo sono piccoli. Però oggi sono andata perché quando ci sono i saldi è bellissimo andare lì, perché ci sono sempre le palettine, tutte le cose carinissime che escono in collezione limitata al 50% di sconto, 30% di sconto, quindi ci sono sempre un sacco di cose carinissime. C'erano tutte le cose della Lavish Oriental al 50%, 30%, anche i profumi eccetera, e quindi ero gasatissima. Allora, mia mamma si è comprata due cosine, vi faccio vedere anche le sue.
Poi ve le faccio vedere tutte quante da vicino. Comunque si è comprata la Pencil Lip Gloss numero 08, che è il color nude. E poi si è comprata il Soft Focus Concealer nel colore 02. Ed è la terza volta che si compra questo correttore, perché le è sempre piaciuto moltissimo. Ed è il correttore quello un po' illuminante, non molto coprente, che a lei piace molto. Io ho comprato quattro cose, super gasatissima. Allora, ho comprato un Long Lasting Stick Eyeshadow, che ho ucciso bellamente, un Long Lasting Stick Eyeshadow nel colore 17, perché erano tutti quanti a 4,90€, quando il prezzo pieno è 6,90€, quindi 2 euro di sconto, buttati via, insomma. Mi sono comprata questo bellissimo, bellissimo colore, poi ve lo faccio vedere, che è un blu notte, veramente molto intenso, perché non avevo nessun ombretto, matitone, matita di questo colore, e quindi mi è sembrato il matitone più giusto da prendere. C'erano davvero tantissimi colori, molti sul rosa viola, però io non uso molto il rosa sugli occhi, e quindi ho preso questo qui alla fine. Poi ho comprato un Super Color mascara. A me piacciono molto questi mascara, molte ragazze li bocciano o comunque ne parlano male perché dicono che si seccano molto velocemente. A me piacciono molto perché i colori sono molto belli, e tra l'altro io ne ho altri due che avevo comprato quest'estate, che ho comprato sempre in sconto. Infatti questo l'ho pagato sempre 3,90€, come anche gli altri, e questo è quello color borgogna rossiccio, insomma un colore veramente figo, fighissimo, e dopo ve lo faccio vedere. E l'ho comprato anche in abbinato a un'altra cosina che poi vi faccio vedere che ho preso di figo. Poi ho comprato due cosine della Lavish Oriental, che erano al 50% di sconto. Ho comprato, l'ho levato dalla scatola, ho comprato un Pure Pleasure Creamy Blush nel colore 05 Bold Rose. Io quando mi sono accorta che i blush che erano usciti erano in crema, ho detto no, devo averne uno quando sono in saldo, perché a prezzo piano costavano veramente tanto, non ricordo con precisione, però veramente tanto, tipo sui 10-11 euro. E adesso erano al 50% di sconto, vi ho detto ecco, è mio. E ho comprato questo qua, dopo ve lo faccio vedere, ed è carinissima la confezione perché sono ancora più piccoli delle palettine, carinissimo. E dopo vi faccio vedere il colore, ed è veramente molto bello. E poi, dolcissimo in fondo, l'ultima cosa che ho comprato, e ve la faccio vedere per ultima perché secondo me è la più bella di tutte, non vedevo l'ora di comprare questa cosa, ed è la Color Seduction, la palette, nel colore 02 Sensuous Burgundy, ed è la palette con ombretti color borgogna, che era uscita sempre con la Lavish Oriental, che tra l'altro ha anche Giorgia, quindi mi scriverà sicuramente un commento del tipo copiona, perché ultimamente neanche a farla apposta la sto copiando sempre, tipo nei commenti che faccio, nelle cose che compro, ma ti giuro che non lo faccio apposta a Giorgia. Cioè, mi viene proprio spontaneo. Si vede che abbiamo gli stessi gusti, il che è molto bello. Ciao, ciao. E niente, quindi ho comprato la palette color borgogna, che tra l'altro adora anche mia mamma, quindi devo assolutamente nasconderla. E questa è la seconda palette che compro della Lavish Oriental. Avevo preso anche quella lilla, che però non mi ha fatto impazzire perché i colori sono bellissimi, però scrivono non tantissimo. Invece questa ha una pigmentazione veramente ai massimi livelli, e i colori sono fantasmagorici. E tra l'altro io, avendo gli occhi verdi, penso che il color borgogna li faccia risaltare ancora di più, e quindi sono veramente eccitata di utilizzarli. Questa è la Pencil Lip Gloss che ha preso mamma. Il colore è appunto il numero 08, ed è questo nude. Adesso non ve l'apro perché è brutto che gliel'apro io. Poi si è presa il Soft Focus Concealer nel colore 02, lasciate perdere questo che è tipo un brufolo herpes strano. Comunque, questo qui, la messa a fuoco di questa videocamera sta impazzendo, eccolo qua, che se non lo conoscete è il correttore col pennellino che si spinge qua e esce il prodotto, ed è un correttore liquido illuminante. È veramente veramente carino, io non vedo l'ora di provarlo, vorrei provarlo anch'io, perché se lo compra sempre lei io non lo prendo mai, vorrei provarlo anch'io, perché secondo me è un ottimo prodotto anche per illuminare tipo qui, oppure sul naso, sull'arco di cupido, un prodotto in crema carinissimo, però copre anche abbastanza bene le occhiaie. E niente, lei lo compra per la terza volta perché penso che si sia innamorata di questo prodotto. Ecco lo stick. Questo colore è bellissimo, il numero 17, come vi ho detto, ed è appunto un blu notte bellissimo. Adesso non ve lo swatcho perché non mi voglio zozzare di blu, però ve lo farò sicuramente vedere in un tutorial molto molto presto, perché secondo me è veramente molto bello. Ecco qua il mascara, che se non avete capito si abbina perfettamente con gli ombretti color borgogna della palette che ho comprato. E è il numero 09, non ve l'ho detto prima, il numero 09, ed è appunto un color rossiccio borgogna,
carinissimo, che spero colori perché secondo me può essere interessante. Ecco qui il blush, sempre con la sua bustina. Carinissimo, il numero 05 Bold Rose, come vi ho detto. È carinissimo, è tipo minuscolo. Va bene. E questo è il colore, io spero che si veda abbastanza bene. Comunque ve lo farò vedere sicuramente una volta di giorno, con la mia ditata. Ed è veramente molto figo il fatto che sia in crema, cioè io ero tipo al massimo di eccitazione. E questa è la palettina, il colore è appunto 02 Sensuous Burgundy. Come cacchio si legge questo nome, ragazze? Va bene. E questi sono i colori. Questo è il borgogna, bellissimo, fantastico. Poi c'è un marrone shimmer, un rosa e un oro bronzo. Sono tutti molto belli. Ok, veniamo all'ultima parte di questo mega haul, che in realtà non è un mega haul, è un mega haul perché io sto parlando tantissimo. Allora, sono andata con mia mamma in un negozio che c'è a Roma, non mi ricordo la strada, non mi ricordo come si chiama la strada, mi dispiace. Vabbè, insomma, comunque si chiama Fior di Pelle, questo qua, ed è un negozio tendenzialmente abbastanza costoso. Ci sono andata con i saldi perché volevo comprare un paio di pigiami e so che lì ci sono dei pigiami molto carini, quindi mia mamma mi ci ha portato. Mi sono comprata intanto delle pantofoline nuove che sto indossando, ve le faccio vedere, e sono carinissime. A parte sono morbidissime, io adoro le pantofole fatte così. Sono grigie con questo fiocchetto qua sul lato, sono veramente veramente carine. Poi ho occupato appunto due pigiami, che tra l'altro è carinissimo che vengono con la loro bustina porta pigiama. Questa è vuota perché il pigiama lo sto indossando, ve lo faccio vedere dopo. Ed è carinissimo perché oltre al pigiama la signora mi ha dato anche un campioncino di crema per le mani, questo qua, con la pecorella, carinissimo. E tra l'altro il pigiama ha anche la fascia per capelli da notte, cioè carinissima questa cosa. C'è scritto Happy People. E io volevo fare video con questa fascia in realtà, però poi mi sono vergognata perché io sto malissimo con la fascia, quindi la userò solo quando voi non mi potete vedere. Poi magari metterò una foto masochista su Instagram o su Facebook. Comunque vabbè, carinissima questa cosa che hanno la fascia. Ecco, vedete la bustina piena col pigiamino. Che carina! Va bene, vi faccio vedere l'altro pigiama, che è quello che non sto indossando. È fatto così, questa è la maglia lunga 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 che può essere usata anche come camicia da notte. È bianca con questa pecorella che ha i bigodini ed è carinissima, e c'è scritto non sono mai sola, no, non dormo mai sola, scusate. Carinissima, carinissima, quei bottoncini qua, lunga lunga lunga, quindi potete usarla anche con le camicie da notte se volete. Anche lei ha la sua fascia, però questa è blu e c'è scritto sempre Happy People. Ed è carino perché questo pigiama è bianco e ha la fascia blu. Il pigiama che ho adesso è blu e ha la fascia grigia, quindi è tutto abbinato. È carinissimo. E i pantaloni di questa maglietta, se volete usarlo come pigiama, sono carinissimi perché sono blu con tutti i pois. Sono leggermente più attillati, mi ha detto la ragazza, perché appunto essendo larga la maglietta sono più stretti i pantaloni, però sono sempre molto comodi perché essendo un pigiama. Ecco, e anche qua c'è il campioncino di crema per le mani. E l'altro pigiama che ho preso è appunto quello che sto indossando, che adesso vi faccio vedere perché è carinissimo. Non potevo resistere, l'ho messo subito. È carinissimo. Allora, fatto così, ha le cuciture così grigie, qua, 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 e anche sotto, vedete, qua. Va bene, senza che mi sbaglio. C'è questo lupo con una pecorella e c'è scritto I can always make you smile. Carinissimo, carinissimo. E i pantaloni sono normalissimi blu, insomma sono dei normalissimi pantaloni del pigiama che arrivano normalissimi giù, vedete le pantofoline, normalissimi giù, abbastanza larghi e sono comodissimi. E questo pigiama è qualcosa di meraviglioso. Ok, chiuderò il video in questa mise perché questa fascia è qualcosa di meraviglioso, anche se so di essere qualcosa di osceno, però vabbè. Chiudete un occhio, insomma, per gli ultimi minuti del video. Comunque, io spero che questo haul vi possa essere piaciuto in qualche modo. Ho fatto 25 minuti di girato, quindi io spero, come al solito, di essere riuscita a tagliare il più possibile. E niente, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se volete delle informazioni in più su prezzi e cose del genere, fatemi sapere con un commentino qua sotto. E nulla, vi mando un grossissimissimissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!